Salve ragazzi, allora, siamo a Rampatana, all'interno del castello di Stormvale. Qui. Ok. Ora, se voi andate, quando voi siete arrivati, in questo bonfire, non so come si chiamano ora, non me lo ricordo, vedete che questo ascensore è disattivato. Ora c'è un modo, ovviamente, come vedete, per attivarlo, anche se questo metodo è del tutto controintuitivo. Allora, prima cosa ve ne andate in piccionaia. Guardate questi uccellacci, mi raccomando, fate del vostro meglio per farli fuori immediatamente, costi quello che costi. Ok, passa una. Okay. Perché questi uccellacci sono estremamente pericolosi, quindi non li sottovalutate, poi c'è quell'altro, fermatevi qua, altrimenti si attivano. Proviamo con due perché li vogliamo proprio fare fuori. Non ce ne frega niente di sprecare mana, specialmente a questo livello, insomma intorno al livello 20, 30, diciamo tra i 20 e 30, se siete soprattutto dei caster, un corpo a corpo con questi uccelli è una roba davvero difficile. Non so perché continuo a farne due quando ho capito che ne serve uno, ma meglio sabbundare. Ok, allora, venite su questo balconcino, va bene? Qui c'è il bonfire. Qui c'è il balconcino, qui ci sono tutta una serie di tetti da questa parte qui, su cui dovete saltare volendo, perché questo castello è pieno di segreti, come sempre nei giochi Souls. Allora, dovete andare qui, guardare qui sotto. Boom! Qui dietro c'è un oggetto, mi sembra, quindi insomma andate a vedere. Ora, vi buttate sul cornicione, ma perché no? Sport estremo. Dal cornicione vi buttate sulla torre scarupata e dalla torre scarupata naturalmente vi buttate di sotto, qua dietro sempre andate ad esplorare nel caso in cui ci siano oggetti, io sinceramente manco me lo ricordo. Ok, a questo punto è evidente, vi buttate giù, mi pare che ci siano. No, no, non ci sono nemici. Andate avanti e vedete che qui sotto c'è questo piccolo scoglio, vi ci buttate sopra, bella sorpresa, si sfascia ma sopravviverete. Colpo di scena. Bene. Sì. A questo punto voi andate su questo ledge. Ora, lì apparirà un cavaliere, un nemico, non un cavaliere, un nemico bardato. È estremamente dura riuscire a sconfiggerlo ad un livello relativamente basso, forse per un caster un po' più semplice, perché lo affrontate da lontano e non in corpo a corpo, comunque insomma non è una passeggiata. Lì ci sarà un oggetto da prendere che lui difende. Voi quatti quatti, passate qua dietro mentre lui guarda il muro e potete benissimo arrivare all'ascensore che sta qui dietro. Altrimenti se non riuscite proprio a ucciderlo, potete affrontarlo, ma non ce la fate, e lui si accorge puntualmente di voi, lo portate fino a qui. Voi considerate che ora lo trovate vuoto, però in realtà l'ascensore quando voi arrivate è giù, lo dovete attivare appunto, no? Salendoci sopra. Il che significa che se voi, se questo tipo vi viene contro, voi potete salire sull'ascensore. Aspettare che lui appaia, venga verso di voi e poi boom! L'ascensore sale, lui casca di sotto e ce l'avete fatta. E a questo punto avete attivato il vostro ascensore e potete ritornarvene al bonfire o come cavolo si chiama oggi. Voilà, e siamo di nuovo qui. Spero vi sia stato utile.